Lando. Lando, this is your fifth season in F1, so probably the best season that you have ever had. So how do you judge your season? My best. Your best? My best. The most enjoyable. You know, my most podiums, my most trophies, the most points for the team. So, yes, the best one for me, but also the best one for us as a team. And do you have a race that you will keep in your mind forever? Not only about this season, but maybe in general of your career? It's tough. I mean, there was a lot of very good races. Silverstone was a big turning point for us. It was our first podium of the season, but it's also my home race. So for me, it's always very special every year. But it was also the first point in the season. We scored a podium and we were competitive, and we knew that we made some big steps forward. So for myself and for the team, was a very special weekend, but there was always a lot of fun ones. Okay, so maybe most of the drivers would like to drive for Ferrari one time in their life. So during the summer, most of the media was speaking about, you know, Ferrari, your contact or something like that. Can you tell us something, or maybe do you think that your life in F1 will be all the time in McLaren? I'm sorry for the question. No, it's a good question. No, I'm very happy in Papaya for the time, you know, and I still have a lot of the story to complete with them. I want to win races with them and win championships and do many things with McLaren. So I started a lovely story with them. We made some big steps forward, and I feel like there's still a lot of stuff I would love to achieve with McLaren before anything else happens. But I'm still a racing driver, so I have a lot of respect for Ferrari and everything that they achieved, and maybe one day I will be in red. Yes. Sorry, just last one, really quick. What about gaming? Do you prefer gaming or a real F1? No, real F1 every day of my life. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you very much, Lando. Thank you. Okay. Allora. McLaren, non dimentichiamoci che è il team dopo la Ferrari con più vittorie al mondo, con 8 titoli costruttori, senza contare tutte le vittorie dei più grandi piloti che hanno frequentato. Quindi essere in principal, penso che non sia un compito così semplice, ingegnere. Ma sicuramente è un privilegio, un onore essere il team principal di un team così prestigioso come hai ricordato. Grazie a questi successi, sicuramente un team iconico, come anche un privilegio e un onore essere qui oggi a Faenza per questo premio così importante. Siamo veramente onorati che questo è stato riconosciuto a McLaren e a Lando, quindi voglio cogliere questa occasione per ringraziare la città di Faenza e il trofeo Bandini, e speriamo che questo sia di buon auspicio per le future stagioni, e che nelle future stagioni possiamo aggiungere ancora un po' di questi numeri che tu hai ricordato al nostro team. Una delle cose che è piaciuta di più di questa stagione e che ti ha portato ancora di più nella simpatia nel cuore dei tifosi è stata la serenità e la tranquillità con cui inizio stagione hai detto: calma ragazzi, c'è da lavorare e non c'è nessun problema a partire da dietro. Poi la grande qualità dello staff, la meticolosità che ti fa parte del tuo carattere, e che da sempre riconosciuto in Italia, non ha portato quella di un salto di qualità che dall'Austria in avanti ci ha fatto divertire. Sicuramente agitarsi non aiuta, no? Quindi la Formula 1 è uno sport dove le persone fanno la differenza, sicuramente i piloti lo fanno, però è anche uno sport basato fortemente sull'ingegneria, è uno sport dove la macchina alla fine determina la categoria per la quale puoi competere come team, e quindi diciamo internamente nel team da dicembre dell'anno scorso, quando ho preso le redini del team come team principal, il messaggio è stato sempre: rimaniamo calmi, vediamo che i numeri non sono quelli che ci aspettiamo, però le qualità delle persone sono elevate, cerchiamo solo di capire quali sono gli obiettivi su cui ci dobbiamo concentrare, e quando puoi concentrare 750 persone su un obiettivo con chiarezza,
Poi insomma si possono ottenere dei risultati importanti, quindi senza dubbio niente agitazione, rimaniamo calmi, ce la possiamo fare, dobbiamo capire esattamente che cosa dobbiamo fare. Questo è stato un po' quello che è successo in McLaren e che succede ancora, perché questo sport non appena ti fermi gli altri ti riprendono e ti sorpassano, quindi costantemente in un atteggiamento di sviluppo e di miglioramento. Ingegnere, un po' d'Italia anche all'interno del team, e questo a noi fa molto piacere. Ma voglio dire, magari non tutti sanno che non soltanto l'Italia è rappresentata da me come team principal, ma ci sono tantissimi ingegneri, tecnici, meccanici italiani in McLaren, quindi abbiamo una rappresentanza molto ampia, e anche non tanto per me ma per la qualità degli italiani che ci sono adesso in McLaren, una rappresentanza molto prestigiosa, molto capace delle eccellenze e della preparazione che riusciamo a creare in Italia e che viene sicuramente apprezzata all'estero. Quindi un pilota italiano ce lo aspettiamo a breve o... oppure no? Allora guarda, io posso essere più influente su quelli che sono i destini della McLaren, ma sulla, diciamo, i piloti, crescere piloti italiani non necessariamente posso fare molto. Sicuramente McLaren ha dimostrato che quando c'è del talento nei piloti giovani siamo disponibili a investire e a prenderci anche, se vuoi, un rischio nell'offrire le opportunità ai piloti giovani. Lo abbiamo visto quest'anno con Oscar Piastri, quindi sicuramente faremo di tutto per supportare piloti giovani. E poi se c'è l'occasione di portarli in Formula 1, McLaren lo farà sicuramente, perché dove c'è il talento cerchiamo di essere lì anche noi. Ingegnere, la macchina del 2024 è già pronta o come stanno evolvendo i lavori? Ecco. La macchina del 2024 è un progetto su cui si lavora già da tanti mesi, no? In Formula 1 devi essere almeno 10 mesi avanti rispetto a quelle che sono poi le scadenze per andare in pista, quindi il progetto è in fase molto avanzata, la macchina presto comincerà ad essere messa insieme, tutte le varie parti, perché una macchina di Formula 1 è tutto meno che una macchina, è più un Lego che viene messo insieme soltanto quando serve, altrimenti poi tutte le parti ritornano nei loro reparti per le ispezioni, anche molto velocemente, il più velocemente possibile. Quindi adesso inizia la fase di assemblaggio della macchina e poi dopo come va il progetto lo vediamo al test in Bahrain. Come si spiega questi costanti alti e bassi durante il 23? Dici nelle prestazioni in pista? Sì, di tutte le monoposto. A parte la Red Bull, ma in generale direi che questi nuovi regolamenti introdotti nel 2022 hanno reso le macchine un po' più sensibili alle varie condizioni, soprattutto diciamo alle caratteristiche delle piste. Quindi questo fa sì che a seconda di queste caratteristiche qualche team guadagna un po' rispetto agli altri. È anche vero che talvolta queste differenze sono molto piccole, quindi anche se cambia l'ordine, in realtà è perché una macchina è due decimi più veloce dell'altra e questo cambia l'ordine di arrivo, però magari due decimi non sono proprio tanto, no? Quindi diciamo un po' l'effetto dei regolamenti, credo che come abbiamo visto anche quest'anno, il prossimo anno le cose saranno ancora più compatte, tutti ancora un po' più vicini, però per gli spettatori è buono perché c'è un pochino più di competizione, di variabilità, speriamo anche sulla vittoria rispetto a quello che abbiamo visto quest'anno. Ingegnere, si aspettava così un'accoglienza qui in Terra Rossa? Bah, questa è Terra Rossa, terra insomma Alfa Tauri, ma soprattutto questa è una terra di motori, è una terra dove nella testa, nel cuore, nella passione di questa popolazione, dei cittadini, c'è sicuramente un sentimento molto forte per lo sport motoristico, però devo dire che non mi aspettavo, sono rimasto molto impressionato, sicuramente anche Lando, come ho detto prima colgo veramente l'occasione per ringraziare di cuore le persone, le istituzioni, il premio Bandini che ci hanno accolto così calorosamente, grazie. Andrea, l'ultima battuta sui piloti, perché qui chiaramente oggi il pilota premiato è Lando Norris.
tu hai 14 anni di esperienza in Ferrari, lavorando con Schumacher, Raikkonen, con Fernando, col quale hai un rapporto speciale al punto da seguirlo in McLaren. Gestire due giovani talenti come Norris e Piastri, cosa vuol dire per un team principal? E se sono come caratteristiche speculari o possono essere addirittura uno che integra l'altro? Una domanda complessa, eh? Tre domande in una. Lando Oscar sono due piloti giovani, Oscar è un rookie, un esordiente, che non sembra un esordiente, una persona estremamente matura, che anche, anzi devo dire che fa del suo controllo, autocontrollo, della sua maturità come persona, nonostante sia giovanissimo, uno dei punti di forza come pilota, perché non si perde nel diventare nervoso, nell'agitarsi, nel sentire troppo la pressione, rimane in uno spazio dove può performare al massimo delle sue capacità. Quindi un pilota giovane ma molto maturo. E Lando, anche se è molto giovane come persona e come pilota, in realtà ha fatto già 5 stagioni in Formula 1 e Lando continua a crescere stagione dopo stagione. Quindi devo dire che in McLaren siamo particolarmente fortunati di avere non solo tanto talento, ma anche due piloti che sono due persone con cui è un piacere lavorare, estremamente costruttivi nella loro mentalità, diciamo, con il team, anche nelle situazioni difficili come abbiamo avuto all'inizio stagione. Ci sono alcuni connotati, alcuni tratti di Oscar e Lando che sicuramente mi ricordano altri piloti con cui ho lavorato in passato e speriamo che abbiano gli stessi successi. Periodo natalizio, beh, la domanda ci sta, cosa si aspetta sotto l'albero di Natale? Allora guarda, quest'anno è il primo Natale in cui il nuovo regolamento sportivo prevede una sospensione dei lavori per tutti i team di Formula 1, come c'è nel periodo estivo, quindi questo ci permetterà di passare un po' di tempo sotto l'albero di Natale senza dover guardare le email, il telefono, quindi veramente per la prima volta affrontiamo il Natale davvero staccando la spina e prendendoci un po' di riposo e recuperando un po' di serenità. Questo insomma lo auguro a tutti quelli che lavorano in Formula 1, perché sicuramente i ritmi sono elevati e così poi possiamo riprendere al 100% e speriamo di offrire un bello spettacolo nel 2024. Grazie. La domanda sorta te la faccio io a questo punto. Insomma, sappiamo, un paio di giorni fa sono uscite le notizie riguardo il caso Toto Wolff e Susi. Hai qualcosa da dire a riguardo? Ma noi abbiamo già fatto, come tutti gli altri team, una dichiarazione in cui abbiamo detto non siamo, come dire, ci sono delle dichiarazioni della federazione per cui sarebbe stato riportato un conflitto di interessi, sicuramente non l'ha fatto la McLaren, poi dopo è venuto fuori che non l'ha fatto nessuno e questo è stato ritirato, quindi sicuramente diciamo magari un episodio che si poteva evitare, ecco. Senta, grazie, la McLaren sarà un'evoluzione logica, come si dice in questi casi, in modo salmodiante del vecchio modello, o segna una soluzione di continuità o c'è una rottura? Un'evoluzione coraggiosa della macchina dell'anno di questo 2023. Cercate di andarli a prendere. Ci abbiamo messo dentro innovazione, prendendoci anche diciamo qualche rischio, però ecco, lo facciamo con coscienza ingegneristica, non lo facciamo senza insomma, aver ponderato, no? Questi rischi dal punto di vista tecnico. Speriamo che i numeri e poi anche le prestazioni in pista ci diano ragione. Siete più vicini ad andarli a prendere? A questo non lo posso dire. So soltanto che, come dire, vediamo che la macchina cresce, migliora, però Red Bull non ha sviluppato la macchina per tanti anni, per tanti mesi, perché in realtà durante la stagione non hanno portato grandi novità, quindi è anche probabile che facciano un salto importante nel 2024. L'importante è che noi facciamo un passo avanti e continuiamo a mettere, come un miglioramento dopo l'altro, poi capito, dopo vedremo in pista. Avete capito sinceramente cosa hanno in più? Non c'è nessuna magia, quello che hanno in più è che la loro macchina è più evoluta,
più sviluppata di tutti gli altri team, merito delle loro conoscenze tecniche. Ho sempre detto che ci togliamo il cappello di fronte a quello che loro sono riusciti a fare dal punto di vista tecnico, anche quello che sono riusciti a fare dal punto di vista del racing, perché hanno gareggiato bene anche nelle situazioni difficili, hanno fatto le scelte giuste, quindi sono per certi versi un riferimento, uno stimolo in più per cercare di andarli a prendere. Grazie a voi, Lupo. Grazie. Buona giornata. Grazie. Ciao, può fare. Grazie. Ciao a tutti amici, siamo qui con Andrea Frassinetti, pilota della Formula 4, una giovane promessa faentina, speriamo uno dei prossimi piloti italiani di Formula 1, che quest'anno ci ha fatto una sorpresina facendo un botto incredibile, facendo parlare di lui per il botto di Imola. Ti ricordi qualcosa? Ci vuoi raccontare qualcosa? Sì, mi ricordo tutto, ero coscientissimo, anzi, appena sono uscito dalla macchina volevo subito rientrare, perché anzi, mi preoccupavo molto di più della macchina che magari... Che si era rotta, certo. Sì. Proprio non l'hai vista, sei arrivato da dietro e... Cioè io l'ho vista all'ultimo, ho girato, solo che non... Probabilmente se non giravo all'ultimo mi facevo molto male. E in quei secondi in cui sentivi quel rumorino di ferro che grattava, cosa pensavi? Pensavo a uscire prima possibile. Perché per chi non l'avesse visto, in partenza eravate a Imola, lui era nelle retrovie, c'è un pilota che non è partito, un pilota di cui il nome è un codice fiscale, non chiedo, io non me lo ricordo. Inglese, sì, e lo ha centrato in pieno perché era coperto dagli altri piloti, quindi centrandolo col lato sinistro la macchina ha capottato e hai fatto quasi 200-300 metri strisciando a testa in giù, no? Ai 140 all'ora, ecco, questo è un dettaglio che non sapevo. Casco non ha toccato, no, quello, no. Quindi non sai, almeno il casco l'abbiamo salvato. Quest'altro anno? Quest'altro anno probabilmente farò Lamborghini, europeo, super trofeo. Un altro bel campionato divertente, sì, qua ruote coperte, però... Vado a Le Mans, Spa, Imola, Nürburgring, Hockenheim. Ti serve qualcuno che porta la valigia? Salutiamolo, no. E grazie di tutto. Vabbè, grazie a voi. Ciao, grazie. Allora, Alessandro, siamo qui con le due persone che faranno rinascere il grande sogno Isotta Fraschini nel VEC. Cominciamo con Alessandro che è parte della tua storia da campione del mondo rally e poi oggi invece imprenditore con questa nuova avventura. Ma il grande sogno dell'Isotta Fraschini è già partito. Noi dopo un anno e mezzo di prove, collaudi, test, omologazioni, siamo adesso pronti per il debutto il 3 marzo e quindi è stato un lavoro intenso, però una prima fase si è conclusa. Benissimo, abbiamo anche l'ingegner Michelotto che invece si occupa della parte tecnica, chi ha realmente costruito l'auto. Rispetto a tutte le auto che ha preparato fino ad oggi, su questa c'è anche, mi sembra, la parte elettrica, non vorrei dire una stupidaggine. Quindi quali sono le difficoltà in più rispetto al passato nel preparare una vettura di questo tipo? Che ha più, come si dice, ha più elementi. Difficoltà è sempre una difficoltà. L'importante è viverla però con serenità, con metodo. L'importante è ogni giorno porsi un obiettivo. Se uno vuole in un giorno scalare l'Everest, partendo dal campo base è dura, capito? Bisogna andare per gradi e quindi si digerisce in senso buono questa cosa. Esperienze con l'ibrido ne avevamo già fatte, quindi non è totalmente una cosa nuova. Comunque oggi come oggi, che siamo in una evoluzione giornaliera, bisogna prima documentarsi, essere preparati e dopo agire, avere l'intelligenza di dedicare un po' di tempo all'informazione e informarsi. Quindi voi farete tutte le gare del campionato, giusto? E cosa vi aspettate dal primo anno in questo campionato, che è durissimo, perché la cosa più importante penso sia l'affidabilità più che la velocità? Ma intanto, allora, diciamo, procedere col nostro metodo, col nostro passo, rispettare tutti, avere timore, non paura, e l'obiettivo è, come ho detto prima, forse è semplice, ben figurare. E alla fine uno fa un consultivo. Quindi ben figurare, primi, secondi, terzi? Partecipano parecchie case automobilistiche, perché la caratteristica del mondiale endurance è che partecipano solo i costruttori e quindi sono tutti molto forti. Sapere il significato di ben figurare lo vedremo
bisogna essere della partita, essere in mezzo alla mischia, fare esperienza, cercare di fare esperienza di qualsiasi cosa accada, cercare di imparare il più possibile. Beh, avete scelto comunque un team che vi gestirà le operazioni in pista, che mi sembra che di esperienza ne abbia, quindi quello sarà un bel aiuto. Ma dovremmo avere tutte le pedine a posto per fare quello che ci siamo prefissi. Ok, perfetto, quindi ci vediamo a Imola, perché noi a Imola ci saremo sicuramente. Il 22 aprile? Sì, mi sembra di sì, in aprile. È un'occasione che gli italiani non ci vogliamo perdere, finalmente di nuovo una gara di durata con un po' di interesse. Noi la seguiremo sicuro, quindi se ci ospiterete verremo a trovarvi a Imola. Grazie a voi. Grazie. Allora, Emanuele Mengozzi, vice campione italiano di rallycross, premiato qui al Bandini. Emanuele, tu sei uno dei pochi piloti che ha la fortuna di correre in famiglia, proprio come si suol dire, perché tua moglie è il tuo navigatore, vero? Sì, esatto, abbiamo iniziato questa avventura insieme. Dopo tanti anni di corse in solitario, in pista, ho deciso di intraprendere una nuova avventura nel mondo dell'off-road, che è molto molto competitivo, che non conoscevo e sto imparando giorno dopo giorno. Inizialmente effettivamente non sapevo il rapporto col navigatore come potesse essere impostato, per cui ho fatto questa proposta a tua moglie e ti ha seguito. E lei si è calata subito nella parte. Abbiamo fatto ottime gare quest'anno, 3 podi all'interno del campionato, un 5° posto in un appuntamento europeo e chiuso il campionato italiano cross country al 2° posto assoluto. Dobbiamo interrompere, scusate, ma Ubi Maior, come si dice, adesso ci taglieranno, ma due parole veloci sul campionato. È una vera gara di rally o è un misto? È un misto, perché ci sono alcuni appuntamenti dove si va a navigazione a vista e altri invece c'è possibilità di fare studio del percorso con le note rally. Comunque complimenti per questo premio, complimenti per il campionato, speriamo di vederci durante il prossimo anno. Complimenti. Siamo qui con Mario Miyakawa, giornalista di Sky, che oggi verrà premiato al premio Bandini, giusto? E ci stava dicendo immeritatamente, ma non credo, immeritatamente, uno dei più divertenti secondo me. Grazie. Il bello del nostro programma è quello che sicuramente si vede, penso che siamo un gruppo di amici, per cui ci divertiamo a commentare la Formula 1, cercare di farla diventare a volte un po' meno seria di quella che normalmente tutti, no? Cercano di descrivere, perché in fondo è fatta di uomini, quindi è anche divertente. Allora ci copiate, noi cerchiamo di fare la stessa cosa, è molto più immeritatamente la stessa filosofia di voi. No, allora è anche uno dei manager che ha in mano dei piloti in forma, uno lo abbiamo anche qui a Faenza, a noi è piaciuto molto quest'anno, nonostante degli alti e bassi, ma per quello che è il mio piccolo giudizio tecnico, legati più a problemi di macchina o di situazioni che di allenamento del pilota, diciamo così. No, infatti quest'anno lo stesso Franz Tost, il suo team principal, il direttore tecnico, hanno ammesso che la vettura nella prima parte della stagione non era all'altezza delle altre vetture, per cui è chiaro che ha fatto molta fatica il povero Yuki, ma non molla, è un ragazzino tosto, piccolino ma molto tosto, e ama Faenza. L'avete visto anche nei periodi difficili di Faenza e io sono molto felice di venirlo a trovare spesso qui a Faenza, che è una città che conoscevo ai tempi della Minardi ma che poi non avevo più frequentato, e quindi bello che un pilota giapponese così in forma, come abbiamo visto soprattutto a Abu Dhabi, viva qua a Faenza. Assolutamente sì, infatti ha anticipato l'ultima domanda, che era quella dell'aspetto umano di questo pilota, che è veramente incredibile. Sì. E a noi è fatto un piacere immenso vederlo alle 7:30 con una pala in mano, senza la spinta di nessuno, proprio di sua spontanea volontà venire a dare una mano a chi era in fortissima difficoltà. Alice, volevi chiedere qualcosa tu? Sì, io volevo chiedere, considerato che c'è Andretti che sembra stia per firmare con appunto eventualmente una scuderia per poter aumentare le macchine in griglia, giusto? Certo. Cosa ne pensa lei di avere non solo 20 macchine ma forse anche 22 o 24? Allora, il discorso dello spettacolo sicuramente è un fatto positivo, cioè avere più vetture, come d'altronde era nel passato, sicuramente è qualcosa in più per lo spettacolo. Ci sono delle serie difficoltà invece dalla parte organizzativa, perché io ho parlato con diversi promoter
che mi facevano notare che avere un team in più in Formula 1 oggi, per gli spazi che richiede la Formula 1 a livello di ospitalità, a livello di organizzazione, è abbastanza complesso. Per cui ecco perché è un tema che viene molto dibattuto tra FIA e F1, proprio perché ci sono sicuramente dei problemi da parte dell'organizzazione. Quindi vediamo, se loro riescono a, insomma, a risolvere questi problemi logistici, tecnici, sicuramente avere una squadra in più può essere divertente. Possiamo fare un'ultima, insomma, battuta velocissimamente? Non le vogliamo togliere altro tempo, però stiamo parlando in questo caso di 2026. Parlando invece di 2024, prossimo anno, cosa ci aspettiamo? Vedremo di nuovo Max sempre là davanti? Oppure c'è qualcuno che secondo te potrebbe eventualmente avvicinarsi? La speranza di tutti ovviamente che la Ferrari nell'inverno riesca a tirare fuori da questa vettura il massimo. Noi speriamo, perché comunque siamo tutti tifosi della rossa ovviamente, oltre che di Yuki, e quindi insomma poi Charles, Leclerc e Carlos si meriterebbero di fare una stagione al vertice. Quindi poi qui c'è anche Andrea Stella, e quella è un'altra squadra che sta lavorando molto bene, lo sappiamo tutti, e quindi dai, speriamo di vedere un campionato un po' più combattuto. Io last but not least, ultimissimo, ma Race Anatomy 2026, no, tornate prima, spero. Beh, 2026 è una certezza, per tutto il resto lo ci stiamo lavorando. Esattamente. No, per favore non smettete, perché è il modo per guardare rilassati la Formula 1 e, come ha detto giustamente prima, divertendosi con dei personaggi che la Formula 1 l'hanno creata in questi ultimi 20-30 anni, non per dire che sono vecchi, certo, ma che veramente, perché anche lo siamo. Cioè, avete fatto veramente degli anni splendidi. Sicuramente ci lavoriamo con il nostro capo Fabio Tavelli, qui mi sta cercando dal premio, e sì. La lasciamo. Sì. Grazie. Grazie. Siamo qui con Massimo Rivola e Lorenzo Savadori, Mondo Aprilia, quindi MotoGP, qualcosa al di fuori del premio, ma che io avrei premiato, infatti te l'ho detto prima, perché voi siete la McLaren della MotoGP. Quel team che quest'anno è cresciuto più degli altri, giusto? E è arrivato vicinissimo alla Ducati, forse anche più di KTM. Ma cosa vi è mancato alla fine dell'anno? Stagione di alti e bassi. Ci è mancata consistenza, ci è mancata costanza, ci è mancato essere sempre lì, e credo che i passi che stiamo facendo siano comunque tutti nella direzione giusta, quindi guardiamo davanti abbastanza fiduciosi, devo dire. Si vede anche da quello che avete tirato fuori da un pilota che era un po' in difficoltà quando è arrivato da voi, parlo di Vinales, e invece ha fatto delle ultime gare stupende. Sì, io credo che Maverick possa essere quest'altro anno uno di quelli che veramente possa essere sempre nei primi davanti. Vincere sappiamo che è particolarmente difficile, soprattutto con una Ducati così, un'armata Ducati guidata tra l'altro di un certo Marc Marquez, quindi sì, con tutto. Poi ovviamente i Pecco, i Jorge Martin, ci sono Enea, ci sono dei piloti veramente fortissimi. Diciamo che noi stiamo seguendo la nostra strada e credo che possiamo fare ancora molto bene. Noi ci contiamo molto, perché da motociclisti l'Aprilia è quella che piace di più nel gruppo di motociclisti che frequento. Arriviamo a Lorenzo, che è il vostro collaudatore di lusso. Infatti io dico, se la moto va, devono ringraziare te, anche se quelle 5 partecipazioni, secondo me, ti danno una moto che è più un laboratorio che una moto da guidare. Quando guardiamo le corse con gli amici diciamo, c'ha il cancello con tutti i computer dentro, come fa ad andare? Guarda, merito di tutti quanti, a partire comunque che da Massimo, che è un grandissimo trascinatore, sprona sempre a fare di più, a dare di più, a me, a tutti i ragazzi, ai piloti, ai ragazzi del test team, agli ingegneri, quindi MotoGP il livello è altissimo e bisogna cercare sempre di fare di più, non basta mai. Sì, è chiaro che quando faccio le wild card chiaramente porto evoluzioni e spesso ho delle moto laboratorio appunto per far crescere la moto. Poi è capitato quest'anno tipo una gara tipo Dassen, che è stata la mia gara migliore, comunque c'era da provare un pochino di meno, mi ha lasciato un pochino più di libertà, e quindi del lato sportivo quello è stato appunto undicesimo. Sì, quindi. Però in realtà poteva fare decimo, ma qualcuno dal box l'ha fermato. No, abbiamo fatto un errore noi
però diciamo, lì diciamo, si poteva togliere la soddisfazione di una top 10 oggi in una MotoGP con un livello che è veramente stratosferico. Sì. Non è più anche solo la MotoGP di 3-4 anni fa. No, infatti si vedono dei distacchi sempre cortissimi, in 15 dentro un secondo, sono delle cose pazzesche. Quindi cos'è che non ti hanno dato per fare il decimo? Non si può dire, va bene. Non si può dire, però comunque è bello che stiamo crescendo e stiamo andando sempre meglio. Ok, una domanda volevi farla tu? Sì. Dunque Massimo, sei stato tanto in Ferrari e hai visto crescere piloti dal calibro di Leclerc, per esempio, uno tra tanti. Ti manca un po' questo prendersi cura dei giovani e del futuro della rossa? Ma in realtà con i giovani ci lavoro tanto. Noi abbiamo, oltre a Lorenzo, come sapete, Maverick e Alessio, che Alessio è giovanissimo, tra virgolette, il più anziano della griglia, ma abbiamo anche un giovane come, non tanto Miguel che ha 28 anni, ma un Raul Fernandez che l'abbiamo preso a 22 anni, per cui sì, giovani, e siamo comunque molto attenti anche perché col team satellite, soprattutto con la novità poi di Track House, il team americano, guarderemo sempre di più ai giovani per farli crescere nel team satellite per poi passarli nell'ufficiale. Quindi mi manca, a me piace guardare avanti e non indietro, quello che mi piace è comunque le relazioni che sono rimaste. Tra due giorni vedrò probabilmente sia Fuoco che Charles. Sono uno che ha seguito anche molto da vicino Lando Norris, per cui mi fa molto piacere vederlo qui oggi. E siccome lui è un fan di Valentino, lo vedremo sulla moto fra qualche anno come Valentino sulle auto. Non facile, quello che ha fatto Valentino credo sia difficile da ripetere. Sì, no, e poi quest'altro anno sarà nel VEC, qui abbiamo l'Isotta Fraschini, lui invece correrà con BMW se non sbaglio, quindi sì. E dovrebbe essere l'anno in cui lui cercherà di essere un po' più competitivo. Da quello che raccontava in qualche intervista sembra che in questi anni abbia cercato più di imparare, quest'altro anno vorrà portarsi a casa qualcosa, quindi... E noi gli facciamo in bocca al lupo. Assolutamente sì. Posso fare un'ultima domanda a Lorenzo? No, perché ti andiamo in TV, è molto bravo anche come commentatore, quindi lo facciamo continuare come collaudatore o preferisci fare il commentatore? No, io preferirei fare il pilota, poi io mi sento un pilota, mi piacerebbe correre, Massimo lo sa, però chiaramente è importante, è bello il ruolo che sto portando avanti, lo sviluppo, siamo tutti ragazzi, la moto è migliorata tanto, però ecco, quello che c'ho dentro io vorrei correre. Commentatore va bene, però ci penseremo poi magari più avanti, adesso ancora presto, un giovane, voglio correre. Noi te lo auguriamo di cuore, magari con quella bella livrea con la bandiera americana che abbiamo visto, giusto? Mai dire mai. Ma se la porteranno avanti tutta la stagione o era celebrativa? Era celebrativa per dare un impatto iniziale, ma diciamo che con qualche stella magari ci sarà ancora anche della moto nuova. Quindi tu vestito di stelle e strisce, speriamo prestissimo, perché ti vogliamo vedere correre. Noi ti preferiamo correre, d'accordo? D'accordo. Un ringraziamento a voi, in bocca al lupo per la stagione. Bello lupo, grazie. Grazie.